Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi abbiamo sparso un po' di cose in giro, bici d'enduro, bici da dirt. Qui c'è un park chiuso, inutilizzabile in questo momento. Quindi ho detto, ma perché stare a casa quando posso venire al bike park e provare a costruire un percorso utilizzando tutte le strutture che trovo e cercando di essere il più creativo possibile. Non perdiamo tempo, qui ho già preparato cinesini per delimitare un po' il percorso. Vi dico che le idee che ho in testa, siccome le ho pensate un po' ieri sera, non saranno neanche facili. Ovviamente utilizzeremo le bici per il percorso, cioè è ovvio. Sigla! Sigla! Allora, l'idea è quella di partire proprio da qui, da dove si entra in park. Quindi metteremo due cinesini come simbolo di partenza. Dopodiché, la mia idea è il primo pezzo di renderlo un po' trialistico, quindi salire qua sopra, mettiamo qui e qui. Diciamo che i cinesini sono i checkpoint. Ok, da qui dovremo andare da quella parte di là. Ah, attenzione, sedia rotta può voler dire canestro. Ecco qua, ci serve una palla che ho visto prima, eccola là. Io passo con la bici e devo cercare di fare canestro. Mi sto un po' allenando. E hop. La palla la mettiamo qua. Ok, ho anche fatto la linea di tiro in modo tale che non posso andare più vicino di questo punto, diciamo. Ok, qui dobbiamo inventarci qualcosa. Cosa ci abbiamo qua? Pezzi, asse, attenzione, asse, asse di legno. Così. Ok, cinesini anche, vabbè, se non servono in realtà, però bisogna passare sulla passerella. Non si può scendere. Abbiamo un cancello da aprire. Io lo so che mi maledirò per tutta questa roba, ragazzi, perché dopo devo mettere anche tutto in ordine. Bene, qui che non vedo molte cose che posso utilizzare, vi facciamo sfida impennata. Passare qua in mezzo, impennata che va da lì fino a qua, diciamo. Birillo, devo passare dietro il birillo. Qui magari spostiamo un attimo. Ok, quindi si passa di qua, ritorno, posso pedalare, siccome da lì sarò fermo, facciamo una cosa un po' challenging, posso pedalare solo fino a qua, facciamo, allora, non potendo più pedalare da lì fino al cancello che ce l'ha, devo fare il trick chiamato divano. Il divano? Non so perché non riesco a aprire questo cancello, non mi ricordo che chiave è, siccome è un cancello che non usiamo mai. Dovrei trovare qualcosa da mettere come salita. Vediamo se trovo qualcosa. Attenzione, questo da là in fondo dove non posso più pedalare, devo salire di qui, però sempre tenendo i piedi sul manubrio. Di qua e scendere anche. Ah ecco, non so se l'ho già detto, non devo mai mettere giù i piedi in tutta la sfida. Vietato mettere giù i piedi. Vediamo, rientro in questo passaggio. Bel checkpoint. Allora, materassi, e qui c'è un boner log rotto. Cosa posso fare? Allora, sostanzialmente noi eravamo arrivati a questo punto, quindi arrivo da di là, entro di qui. Questo punto devo farlo in stoppi. Stoppi vuol dire che da quando appoggio la ruota davanti devo stare solo appoggiato con la ruota davanti su tutto questo pezzo di legno. Stoppi, stopi. Ho fatto una pisola. Vabbè, avete capito insomma. Ok, ma poi si passa in mezzo ai due materassi. Forte a incrociare, molto bravo Materazzi. Siccome utilizzerò la bici da enduro, cioè fino a questo punto sarà con la bici da enduro, mi fermerò senza mettere giù i piedi, quindi appoggiandomi a questo muretto. Perché ho messo i materassi qua? Lo leggerete benissimo il perché. Flip! Quindi flip a piedi giù di qua, non devo mai uscire dai materassi arancioni che sono diciamo la zona salva, da qui saltare direttamente sulla bici da dirt. Diciamo che nel momento in cui devo cambiare bici devo comunque sempre fare un flip, saltare sopra su di qui, quindi volevo arrivare qui, cercare di saltare via in qualche modo questa staccionata. Vediamo se trovo qualcosa. Allora, qui c'è un asse, direi perfetta. No, così è un po' troppo. Perché il problema è che vedete che lì c'è quel legno lì e devo quindi stare un pochino più in qua, diciamo, e riuscire ad atterrare sull'asfalto qua. Secchio, attenzione, secchio. Devo prendere anche il sasso. No, ok, uno alla volta. Ho visto che c'era anche questo dietro. Ho visto prima.
Invece metterò dall'altra parte. Giriamolo magari per così. Così appoggio a destra e a sinistra. Dovrei riuscirci. Quindi una volta che atterro qua, però mi devo rigirare, rifare un altro flip, prendere la bici da enduro, passare in mezzo a questa porta, sulle passerelline di legno dei bambini, prendere velocità pedalando, pedalando di brutto da quel salto lì, passare, saltare da lì direttamente al fianco del quarter di qua. Quindi uno, adesso guardate, lo lascio proprio, aia, punge questa. Arrivando da là, saltare da qui. Ho appena visto che qui c'è ancora una rampetta che avevamo costruito un sacco di tempo fa. Da mettere tutte assieme non sarà semplice. Mettiamo uno qui. Ok, ho messo giù, facciamo uno slalomino. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ah, arrivati da quelli là, qua alla fine, siccome mi voglio veramente male, soprattutto verso la fine che arriverò bello stanco, proverò a salire qua in mezzo. Non so se rende, ma veramente in piedi si riesce, ma non tutti i giri. Quindi devo veramente dare il 100% qui. E arrivati nel punto più alto qui in cima, saliamo. Salgo. Qui siamo belli in alto. Da qui quindi mi girerò, tornerò indietro, poi farò tutto il punteggio al contrario. Come finale sarebbe fighissimo, nei miei sogni, saltare tipo da qui a questa mega discesona, perché è una hip gigante alla fine. E tranche c'è questo palo. Provo a svitare questo paletto. Già così, eccolo qui. Perfetto. Ok, da qui. Il problema, vedete che quando arrivi da qui non è che vedi benissimo. Quindi obiettivo è atterrare lì. Questo qua è il nostro bel traguardo colorato. Così almeno poi mi ritrovo, diciamo, al punto di partenza più o meno. Capite che casino sto facendo per fare un video? Spero che questo vi basti per farvi iscrivere. Senza aver aperto un canale YouTube questa cosa non l'avrei fatta. Va bene, ma basta parlare, che ho già sprecato veramente già 2 ore a creare tutto questo percorso. Protezioni su e si parte. Bici per la sfida di oggi è la Rose Pikes Peak. È un all mountain molto versatile, leggerissima, perfetto per questo tipo di sfide. Dovrò tirare la palla, quindi fare tuk. Non provo gli ostacoli, ma sto solo facendo un giro, quindi sto solo ripercorrendo tutto il percorso mentalmente. Voglio vedere quanti tentativi ci metto a farlo da zero, diciamo. Ho creato anche il cancelletto di partenza, ragazzi. La cosa che mi balza all'occhio è che è veramente lungo e sarà veramente stancante, quindi molto importante andare riservando energie. TT Challenge, tentativo 1. Porca puttana, stecca. TT Challenge, tentativo 2. Ah, TT Challenge, tentativo 3. No! TT Challenge, tentativo numero 4. Ok. No, no, cazzo. Ok, TT Challenge, tentativo numero 5.
Aiuto. Tantissimo. Oh, non ho più forze. Ragazzi, oh, incredibile quanto è stata faticosa questa challenge, soprattutto quest'ultima salita prima di iniziarla. Veramente avete visto che sono quasi andato insieme andando contro il muro. È bello comunque poter creare questi percorsi, perché non sono tanto gli ostacoli singoli che sono difficili, ma è l'insieme. Quando ti crei un percorso e poi lo fai e riesci a farlo secondo le tue aspettative, è una doppia vittoria, è fighissimo. Cosa dire? Niente, non ho nient'altro da aggiungere. Tutto questo percorso che ho fatto è un allenamento ottimo per il proprio equilibrio, per il proprio controllo sulla bici. Ovvio è che dovete farlo non identico al mio, ma in base alle vostre abilità. Io l'ho fatto in modo tale che io, intanto che lo costruisco, dicevo ok, questo riesco a farlo, però non è semplicissimo. Basta, adesso io vi lascio perché devo andare a rimettere a posto tutto. Ci metterò un'altra ora a rimettere a posto tutto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Io...